Salve ragazzi, qui è il grande Mark e oggi siamo di nuovo su Vanguard Zero. Ragazzi, bentornati su Vanguard Zero e che voi ci crediate o no, siamo d'ottobre e c'è il sole. Ho dei capelli che sembrano un topo morto, ma dettagli. Ragazzi, carissimi, oggi come vedete ho 1610 gemme. Dirigiamoci nello shop. Perché nello shop, oltre vabbè ad esserci un season event di cui non vi parlo, perché i season event mi fanno abbastanza schifo, un buon modo solo per guadagnare gemme, ma sono abbastanza inutili. Perché oltre ad essere uscite un paio di gacha, come la pick up gacha lottatori stellari, oracolo esperto e questa che andremo a fare, che sono per tre volte 10 pacchetti, diciamo 10 gacha a 400 gemme l'una. Ottimo, contando che 10 ne costano 1000. Sì, 10 ne costano 1000 normalmente di gacha. Qua siamo scesi a 400. Noi ovviamente andremo a fare tutti e tre perché abbiamo la possibilità. E in totale sono 4, 8, 12. Quindi 12.000. No, sì, che 12.000. 1200 gemme. Niente di grave. Poi, come vedete, qua nella mi sfugge il nome, ma dovrò spostare un attimo il microfono velocemente e leggere. Clash of the Knights and Dragon. Clash of the Knights and Dragon. Come vedete ho 65 gacha ticket che andremo ad utilizzare, ovviamente, sia magari qua che anche un po' in Asia, Circuit Character oppure Rivals Team Q4 sicuro, perché devo sbloccare ancora qualche carta. Ma partiamo dal pezzo forte, che sono appunto le 10 play 400 gemme. Direi di partire al massimo, che sono gasatissimo. Qua ovviamente possiamo trovare Drago Kaiser Vermilio, il Sangue, Blue Storm, Supreme Dragon, Glory, Maelstrom. Sono le varie evoluzioni dell'Aqua Force, del Palino Dorato, Narukami. Qua abbiamo Blazing Lion, Platina Hazel, che è l'evoluzione di Blonde Hazel, uguale come Drago Kaiser Vermilio, il Sangue, e l'evoluzione di Drago Kaiser Vermilio, come Maelstrom, e l'evoluzione, semplicemente. Direi di andarci a fare queste prime 10. Se non sbaglio, no, devono essere quelle comprate. No, devono essere quelle comprate. E io che speravo di farle. Vabbè, qua è il mazzo, ma costano tutti sto cacchio che li compro. Costano. Ma porco due, io tutto gasato che volevo farle. Invece sono quelle che compri. Ma vaffanculo, Tassorot Mammoth Feet. Vabbè. Allora vuol dire che queste gemmette me le terrei da parte. Andrei a fare facciamo così. Andiamo a fare 5 su Team Q4 Fighter Gacha, così da poter trovare le carte che appunto mi mancano. Quindi primo cerchio, prima gacha. Una merdina secchetta. Io andrei a vedere, però mi sa che è una merdina secchetta. Mi sa. Eh sì, è una merdina secchetta. Però uno che mi serviva, buono. Un Kagero che mi serviva, che è il grado 3 che avete visto poco fa. Buono. Vabbè, carte di cui appunto ho già e non me ne servono altre. Va buono. Grado 2 paladino dorato. Va bene. Paladino reale. Va bene. Questa qua appunto mi serviva, adesso ne ho due. Buono. Non mi lamento per niente. Oltre ad avermi dato anche le premium Vanguard cose lì. A sua volta direi di andare a fare anche 5 su Rivals Fighter Gacha. Giusto. Per avere le carte per aumentare la potenza dei miei
mazzi e sperare che siano un po' più forti, di farli un po' più forti. Cerchio d'oro, buono, quindi c'è ovviamente la gold assicurata, che è un paladino ombra, che mi sta bene, il paladino ombra. Qua ovviamente possiamo trovare tutte le altre carte che non sono del team Q4, come i regolari oscuri, triangolo del Bermuda, polizia dimensionale, varie. Luna pallida anche, vabbè, polizia dimensionale però. Buono, va bene anche questa. Niente di... Speravo che mi desse la tripla R che bramo. Quindi a sua volta direi di fare anche qua altre 5 dell'Asa Circuit Character Gacha, sperando qui di qualcosa di utile. Un bel tripla R magari. Cerchio d'oro. Cerchio tripla R. Cerco purple. Quindi direi di andare con la prima e... nulla. Seconda, nulla anche qui. Terza, una oro, cioè una doppia R, scusatemi. Nulla anche qui. Abbiamo solo delle R e delle N. E la tripla R, che vabbè, è l'evoluzione di Seo Amaterasu, che è Goddess of the Sun Amaterasu, che fa il cross ride con appunto Seo Amaterasu. Ma se io non ho Seo Amaterasu, come pensi che io possa farlo? Mannaggia te. Qua invece andrei ovviamente anche qua a farne 5, però essendo 50, qui sono 1, 2, 4 sono le cose. 4 non mi va di andare su nessuna pick up gacha. Ne ho quella oracolo esperto, quella lottatore stellare, non saprei quale delle due sinceramente. Visto che abbiamo trovato l'evoluzione di Seo Amaterasu, andrei appunto qua su Seo Amaterasu. Andrei di fare anche qua 5 e poi andrei su 10 su ogni gacha che abbiamo fatto. Quindi vediamo un po' se il cerchio rimane blu, schippo. E invece no, oro, mi sta bene. Quindi qua usciranno solo oracoli esperto, cioè la maggior parte delle carte che usciranno saranno oracoli esperto, ce ne saranno uno o due di altri clan. Le sentinelle, noi in infinità industriale dell'oracolo esperto, ne ho praticamente tripla R pure, buono, ottimo, quindi sappiamo che la seconda sbam va bene, è sempre un oracolo esperto, che se non sbaglio lei è Battle Sister... Cookie, se non sbaglio. Se non sbaglio è... biscotto. No, fromage. È la fromage puzzolente. Va buono lo stesso. Mi è piaciuto lo stesso. Quindi direi di... 10, giusto. Andrei a fare un po' smistate. Quindi, Rivals 10. Su Rivals 10. Poi vediamo cosa ci capiterà di buono, di bello, di brutto. Vediamo un po'. Cerchio buono, tripla R, doppia R, scusatemi, doppia R, non volevo dire tripla R. Vediamo un po', sempre ancora niente. Nitsega però, gentilmente. Ok, un paladino ombra, bella questa, è un triangolo delle Bermuda. Buono. Non mi è dispiaciuto affatto quel paladino ombra. Aiuto. E ok, Enigman Storm e un paladino ombra. Enigman Storm mi serviva perché ne avevo tre, me ne serviva almeno un quarto. Ma perché vai lento adesso? Ok, niente di speciale qua. Quante carte avrò da decraftare? Aiuto. E l'ultima ci ha regalato cacchette. Va bene. Buono, buono. Carte che mi servivano, quindi mi sta bene così. Direi adesso di... Ok, vabbè. Ormai è andata come è andata. Direi adesso di fare le 10 su Pick Up Gacha. Sulla pick up gacha degli oracolo esperto.
e poi andare alla ricerca. Oppla. Perfetto. Andare alla ricerca ovviamente delle altre carte che ci interessano di più. Cerchio tripla R, cerchio tripla R. Perfetto, ragazzi. Ok, buono quel Kagero, buono, buono, ottimo. Mannaggia. Ecco le informazioni. Non lo sopporto, ragazzi, non lo sopporto. Comunque, non ho capito. No, non c'è l'animazione, scherzavo. E ancora niente. E siamo alla quarta, ragazzi. Alla quarta. Ok, quinta. Sesta. Quando è che mi vuoi dare questa trip? Buono. Oracolo esperto, penso. Sì, per forza, siamo nella pick up gacha. Due di fila. Mi piace. Eccola! Vai così. Tripla R degli oracolo esperto. Buono, però a me una mi interessa, se ho Materasu. Le altre sì, più avanti, però per il momento se ho Materasu è quella che mi interessa di più. E va bene, io va bene. Ok, la pick up gacha è fatta. Io andrei adesso qui a fare 10 su Clash of Clans, Clash of Dragon and Knights lì, bla bla bla. Sperando anche qui di trovare qualcosa. Sperando in una fantastica tripla R. Cerchio tripla R, cerchio triplo R. Se si può dire. Niente. Dai, dai, che questa. Ok. Grande natura, se non sbaglio. Un polizia dimensionale e un. Sembrerebbe neonettare. Sembrerebbe. Video routino, scusate ragazzi. Ancora niente. Narukami è bellissimo. Fantastico, polizia dimensionale. Signori, non c'è ancora la triple R. Bellissime le carte con l'animazione. Sono dell'animazione. Con le fiamme, le cose così sono bellissime. Siamo alla penultima, ragazzuoli. Ancora niente, siamo all'ultima. E qui per forza di cose. C'è la triple R. Ma mi prende in giro? Me ne ha date due? Ma veramente mi prende per il culo? Dai. Due Goddess of Sun Amaterasu. Ma che due palle. E ho cambiato gacha, quello è bello. Ho cambiato gacha. Mi stai dando solo Oracolo Esperto. Che due palle che sei. Veramente. Facciamo anche qua. 10 su Q4. Se mi dassero Materasu, sono contento che almeno posso fare il cross ride, perché sennò non posso fare niente. Oro, fanculizzati. Cioè, triple, doppia R. Che palle. Va buono, triple R. Va bene, mi piace, dai. Un oracolo esperto, ma non è Seo Materasu. Che due palle, veramente. Gesù. Palle. Mi serve Seo Amaterasu. O anche un altro. Va bene, Archidragon e. Vabbè, distruttore delle lame. E mova lento. Va bene. Ok. Altra sentinella. Basta. Sentinelle dell'oracolo esperto. Basta. Ne ho tantissime. Ok, quella forse ce l'ho a 4, forse. Ce l'ho 4. Anche lui. Buono. Sì. Di te ne ho due, se non sbaglio. Sì. Vabbè, non volevo. Non volevo cacao. Ma volevo Amaterasu. Vabbè, abbiamo le ultime 5. Io, sempre sul team Q4, le andrei a usare. Mannaggia a me. Le andrei ad usufruire di queste 5. Sperando in un cerchio tripla R. Sì. Grazie. Ok, buono, mi mancava se non sbaglio. Io devo starmene zitto. Io devo stare zitto. Non devo dire più quelle due lettere della mizzega. Perché sennò mi rompe i tre quarti subito. Veramente, questa è la tripla.
Vabbè, Jack il brutale, se non sbaglio, non mi ricordo di preciso come si chiami. Che palle, speriamo che mi dia un'altra. No, invece nient'altro. Dai, per favore. Dai! Quindi. Speravo in un'altra tripla R, ma non... Cioè, sì, mi va bene Brutal Jack, però speravo in altro. Speravo in altre tripla R. Però nei gradi 3 più che nei gradi 2. Ma va bene. Ragazzi, io... È stata una bella gacha. È stato belle gacha, diciamo. Tranne per quel trig che mi ha... Cioè, mi ha triggerato abbastanza a trovare due Goddess of Sun. Due Goddess of Sun Amaterasu. Mi ha triggerato non poco. E mi ha dato anche sui nervi sta cosa. Quindi, a meno che non... trovo se ho Metrasu in qualche modo o la compro con le monete che mi ha dato adesso, non so che fare. Ma ragazzi, detto ciò, vi direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, commentate, contate, iscrivetevi se non l'ho fatto, attivate la campanella notifica per non perdere di nessun video. Ovviamente seguitemi in Instagram, il link è sotto in descrizione, oltre ad altri link utili, dove potrete vedervi anche Vanguard, perché ho scoperto che c'è Vanguard anche su anime Unity. E ragazzi, andatevelo a vedere, perché Vanguard è bellissimo come anime. Devo recuperarlo tutto, però bellissimo. Ci vediamo nel prossimo video. Picche picche a tutti e risvegliati, Vanguard. Perché non hai...